Alla fine è morto. Alla fine della serata, Kaveman era ancora seduto sulla piattaforma, guardandosi intorno senza mai vedere il professore. Non sapeva che lo sguardo di quella mattina sarebbe diventato un addio definitivo. E poi al funerale del professore, Yagon irrompe nella sala e lancia un lamento strarlo. Abbaiò un paio di volte con rassegnazione, ma mentre guardava la fiamma della candela appannarsi e fumare, l'abbaiare si trasformò in un doloroso lamento. Quando arrivò il giorno del funerale, la famiglia temeva che Bayong sarebbe uscito di nuovo. La famiglia temeva che il Barker potesse uscire di nuovo e lo incatenò in casa. Seguì attraverso i campi e il mercato fino a raggiungere la stazione e lo guardò allontanarsi sempre di più. Il funerale è finito quando è scomparso dalla vista. Voleva andare a vivere con la figlia e il genero. Voleva vendere la casa e trasferirsi dalla figlia e dal genero, in modo da poter aiutare con i bambini. Dovettero mandarlo a casa dello zio, dove la sua vita cambiò per sempre. Mio zio è un operaio edile e la sua casa è piena di operai. Era troppo occupato per occuparsi di lui, così lo tenne chiuso in cortile. A volte piove così forte che si bagna fino alla pelle. Nessuno si ricordava che era fuori quando la famiglia dello zio si riuniva per un pasto caldo. L'anno del vicino stava aiutando con le presentazioni, quando all'improvviso entrò una figura familiare. Ed era Yagyu. Il vicino era scioccato. Avevo sentito che sua moglie lo aveva mandato via in un altro posto, molto lontano. Era tornato di nuovo da quel luogo lontano? Tutti i presenti erano un po' scioccati. La moglie del professore è stata informata, ma non ha potuto fare nulla. Dovette essere rimandato a casa dello zio e apprese che Baka non conosceva nessun altro qui. Il professore era l'unico nel suo cuore, la signora si rattristò molto nel sentirlo, ma una notte nel silenzio, abbaiando alla corda, scappò di nuovo e attraversò i binari della ferrovia lungo la lunga strada. Dopo un lungo viaggio, tornò alla casa del professore, ma era stata venduta. Il nuovo proprietario odiava così tanto il cane da bruciare la casa con della legna da ardere. Disse anche da notte, è stato visto di nuovo sdraiato tranquillamente davanti alla casa del professore. Sembrava che stesse aspettando il professore, ma sospirò e si chinò per dirgli con pazienza, il professore era morto e la casa era stata venduta a qualcun altro. Il nuovo proprietario odiava i cani. Sarebbe pericoloso per lei aggirarsi intorno alla porta. Dopotutto è un vicino di casa da anni. Il genero del professore è stato promosso segretario del Ministero degli Esteri. Sua moglie, che stava per partire per un lavoro a Londra, non voleva lasciare il Giappone e voleva tornare nella sua città natale nel sud. Voleva portarlo con sé quando veniva a trovarlo. Ma a casa aveva una madre anziana da accudire. Non gli conviene, ma il vicino, il signor Tien, è un uomo di cuore. Ora mi sentivo a mio agio con lui che si occupava di lui. Sentito il dire che ogni giorno, a quell'ora, andava alla stazione e aspettava il professore. La signora era incredula quando è arrivata alla stazione e ha visto la folla. Si avvicinò lentamente a lui e disse con tristezza che il professore non sarebbe tornato. Dopo molto tempo, si è congedata. Una notte il vicino più anziano morì d'infarto. La moglie, che non amava molto i cani, uscì di casa. Tornò in campagna con tutti i suoi averi e tornò a essere un randagio senza nessuno che si prendesse cura di lui. L'unica cosa che rimaneva invariata era che ogni sera si sedeva dall'altra parte della stazione, in attesa che il personale della stazione dei professori veda. Che cane stupido a venire ogni giorno quando le persone sono morte. Nonna del negozio sulla strada gli dice che il professore è morto. Non torna indietro, ma si ferma per un attimo. Come se non volesse credere alla fredda verità, fece un passo. Akiko ha aspettato un anno intero che il dramma dello staff si trasformasse in pietà. Vuoi ancora aspettare dopo tutto questo tempo? È passato un anno intero, aspettando il maestro che non tornerà mai più. La stazione libra la sera come al solito con il sole che splende fino a tardi. I pedoni vanno e vengono. Nessuno guarda l'esile Akita.
Il venditore sul ciglio della strada osserva da lontano e la sua iniziale riluttanza si trasforma in incredulità. Perché aspettare un uomo che non tornerà mai più? Non ci volle molto perché si venisse a sapere di Aci che un giornalista ne venne a conoscenza. Un giornalista ne è venuto a conoscenza e si è recato alla stazione di polizia per pubblicare la storia nei titoli dei giornali. La moglie del professore, che era lontana, ha visto la notizia. Pensava che, anche se le fosse mancato, sarebbe svanito nel giro di 3 o 5 mesi. Non si aspettava che ci volesse un anno, e sembrava che non finisse mai. Tornò e decise di riportarlo nella sua città natale. Ho dovuto chiedere a un venditore ambulante di occuparsi di lui se mi avesse visto. Se lo vedete, prendetevi cura di lui per me. Ha visto la moglie andarsene e l'anno 1934 è arrivato e se ne è andato. Erano passati 8 anni dalla morte del professore. Sua moglie aveva adottato alcuni cani Akita dalla sua città natale. Quando li guardo, penso a Akiko a Tokyo. È ancora lì ad aspettare il professore? Era da molto tempo che Akiko non si faceva vedere davanti alla stazione e quel giorno il venditore stava facendo i suoi affari. Diede un'occhiata all'uscita e si alzò stupito. Akiko è di nuovo qui, vecchio e morente. Era magro come un osso, come se ogni passo che faceva, il venditore ambulante lo inseguì, con voce tremante, gridò Akiko. Quando tornò in sé, era in lacrime. Akiko. Dopo il nuovo anno, in una nevosa giornata invernale, era come se fosse nato, e il vecchio Akiko trascinò i suoi passi pesanti verso la stazione per l'ultima volta. Il vento fiacco dell'inverno si mescolava alla voce ovattata di Yuan. I suoi occhi si annebbiarono mentre guardava verso la piattaforma e in quell'ultimo momento, era come se la figura del professore fosse apparsa con un sorriso incantevole. Chiamando il nome di Akiko, forse questa scena è una fantasia. È stato il più grande conforto per Akiko negli ultimi momenti della sua vita. 8 marzo 1935. Nella mattina fredda e ventosa, la stazione era deserta, e c'era il corpo freddo di Akiko sepolto in un mucchio di neve. Questa è la fine della storia. Akiko è un cane leggendario e fedele. Un cane leggendario e fedele.